secondo anno di legislatura per il Consiglio regionale, ecco il bilancio dell'attività dell'Aula, tratti approvati, iniziative e riconoscimenti. Via libera a maggioranza alle linee di indirizzo per il programma di attività di IRPET. Secondo anno di legislatura, i numeri del Consiglio. Proposte di legge, di deliberazione, risoluzioni, ordini del giorno, mozioni, sedute delle commissioni, ma anche eventi e iniziative. È stato un anno intenso di lavoro e di idee, quello del Consiglio regionale, da ottobre 2021 a ottobre 2022. Il secondo anno di attività del Consiglio è stato illustrato in conferenza stampa dal presidente Antonio Mazzeo, con i vicepresidenti Stefano Scaramelli e Marco Casucci, e il consigliere segretario dell'Ufficio di Presidenza, Diego Petrucci. Importanti numeri dell'attività istituzionale, con 45 sedute dell'Assemblea legislativa, con un tasso medio di presenza dei consiglieri del 96,8%, 74 gli atti trattati, dei quali 46 approvati, 117 proposte di deliberazione, di cui 98 approvate, 411 mozioni, delle quali 127 approvate, 96 risoluzioni, delle quali 40 approvate, e 124 ordini del giorno, di cui 42 approvati. E ancora 35 le sedute dell'Ufficio di Presidenza, 15 telematiche e 20 in presenza, con il 95,4% di media di partecipazione. Costante anche il lavoro delle commissioni, con 254 sedute, 60 telematiche e 194 in presenza, con 423 provvedimenti trattati, dei quali 276 approvati. Sono stati due anni complessi anche per noi, due anni in cui abbiamo cercato di restare all'altezza degli occhi delle persone, dei loro bisogni. Lo abbiamo cercato di fare tutti insieme come Ufficio di Presidenza, farlo indipendentemente dai nostri schieramenti politici di appartenenza, con l'unico obiettivo cercare di rendere questo luogo un luogo aperto, in cui i cittadini si sentissero a casa, in cui conoscere quello che era il nostro lavoro. Un lavoro importante, le presenze dimostrano anche il lavoro dei colleghi consiglieri, quasi il 96% di presenze da remoto o in presenza, che danno il segno, come dire, di una grande attenzione al ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. Noi in questi due anni abbiamo deciso di investire molto sui giovani, quelli che hanno sofferto di più durante questa fase di pandemia. Penso al bando sulla rigenerazione urbana, hanno partecipato quasi il 70% dei comuni della Toscana, ognuno con un progetto rivolto alle ragazze e ragazzi. I nostri gonfaloni d'argento, che sono il massimo riconoscimento, sono andati proprio soprattutto a giovani impegnati, a giovani che hanno portato in alto il nome della Toscana nel mondo. E oggi noi vogliamo rilanciare la nostra azione tutti insieme. Nel prossimo Ufficio di Presidenza, in accordo tra tutti i membri dell'Ufficio di Presidenza, darò anche delle deleghe in maniera tale che ognuno possa fare il proprio lavoro meglio, possa aiutarmi, coadiuvarmi ancora di più in questo lavoro che abbiamo di fronte a noi. E vista la situazione complessa che sta vivendo il Paese dal punto di vista energetico, così come hanno fatto anche altre realtà, a partire dal Comune di Firenze, nella prossima seduta dell'Ufficio di Presidenza penseremo anche ad una riorganizzazione che prevederà la chiusura del palazzo al numero 18 il lunedì e il venerdì, in maniera tale da dare anche noi il nostro contributo per la riduzione del costo dell'energia, che tocca davvero tante famiglie, su cui noi sentiamo tutta la responsabilità. Chi dipendenti che non lavoreranno in quei due giorni smart working avranno delle postazioni in cui potranno lavorare anche in presenza qui nel Palazzo 2 o nel Palazzo Civico numero 4. Insomma, è un modo per dare anche noi il nostro contributo in questa situazione. Quattro sono stati i gonfaloni d'argento consegnati a Rondine, cittadella della pace, a Samuele Cannas, il giovane studente plurilaureato, al Milite Ignoto a 100 anni dalla tumulazione e ad Alice Mariani, prima ballerina alla Scala di Milano. 13 le targhe e i riconoscimenti tra società sportive e diverse associazioni. Tanti poi gli eventi e le iniziative tra tradizione e innovazione, passato e futuro, ma sempre con un occhio all'identità e ai valori della nostra regione, tra tutti la Festa della Toscana, che quest'anno ha compiuto 20 anni, celebrati il 30 novembre 2021, per ribadire che la regione sta dalla parte dei diritti, della libertà, dell'accoglienza e del rispetto dell'essere umano da 236 anni. Da ricordare poi una festa della donna particolare dedicata alle ucraine, con 8 donne per l'8 marzo 2021. In questo anno non è mancato l'impegno verso l'Europa con l'evento Generazione Europa,
Sempre presente la pandemia, non poteva mancare quindi il focus sulla sanità con gli stati generali della salute, dalla Toscana alle linee per il futuro, una guida per costruire la sanità toscana del futuro redatta ascoltando cittadini, associazioni, professionisti e amministratori locali. Nel campo della cultura, invece, si è sentita la necessità di individuare gli interventi normativi per adeguare le leggi toscane ai contesti contemporanei ed ecco che è nato Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030, un percorso promosso dalla Regione per una verifica con operatori e istituzioni del settore sulle condizioni in cui si realizza l'offerta culturale oggi e sulle regole che disciplinano il lavoro e il finanziamento dei progetti culturali. Per i giovani c'è Rigenerazione Toscana, il bando più riuscito del Consiglio regionale, a dimostrarlo i numeri con 2.232.000 euro per i progetti di 193 comuni che ridisegneranno la regione. Forte impulso alla digitalizzazione del Consiglio, secondo l'impostazione data dal presidente Mazzeo fin dal giorno del suo insediamento, con il Media Center Sassoli e il nuovo sistema di voto in aula. Un occhio al futuro invece con Toscana 2050, un progetto per i prossimi 30 anni, immaginare la Toscana del futuro e dare alle nuove generazioni una regione pronta ad affrontare le nuove sfide. Infine, non sono mancate le mostre ospitate nello spazio Carlo Azeglio Ciampi, in totale 23 le esposizioni, tra installazioni, fotografie, pitture e gioielli. Ma in questa veste di vicepresidente del Consiglio regionale devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, l'ufficio di presidenza guidato dal presidente Mazzeo sta lavorando bene, ha fatto degli investimenti importanti per consentire al Consiglio di lavorare in maniera migliore, di relazionarsi con i territori. Dobbiamo crescere, a mio avviso, nella possibilità di incidere con progetti di legge e di iniziativa consigliare, cioè i consiglieri regionali devono essere, a mio avviso, sempre di più consiglieri regionali della Toscana, sempre meno dei loro territori. Dentro una relazione con i propri territori devono avere la forza di incidere in proposte di iniziative anche autonome, al cospetto delle funzioni di governo che sono quelle che competono alla Giunta. La nostra funzione di rappresentanza deve crescere con delle autonomie di carattere finanziario e continuare in queste iniziative che vede il Consiglio regionale essere al fianco dei giovani toscani, sempre di più identità toscana, sempre di più partecipazione e sempre più coinvolgimento delle nuove generazioni. Questo è un obiettivo che, a mio avviso, in questi 2 anni abbiamo raggiunto e sempre più dobbiamo lavorare in questa direzione. Sono stati 2 anni difficili. Siamo ancora a lottare contro questa pandemia e soprattutto oggi c'è il problema del rincaro dei costi energetici. Dobbiamo assumerci responsabilmente il nostro compito di rappresentare gli interessi dei toscani, ora anche nei confronti del nuovo governo di Roma. Credo fortemente nell'autonomia e come tale non posso che rivendicare tutto ciò che possa essere di utilità al mio territorio, al nostro territorio toscano. E credo che il tema dell'autonomia, del regionalismo differenziato debba essere portato avanti con convinzione dal Consiglio, dalla stessa Giunta. Occorre investire in termini sostegno alle attività produttive che sono veramente in difficoltà. Il Consiglio regionale deve essere sempre più aperto al mondo esterno. Abbiamo fatto tante iniziative, dobbiamo continuare a farne, proprio per cercare di avere un rapporto diretto con le associazioni, con le istituzioni. E c'è un grande mondo fuori che vediamo purtroppo in difficoltà e noi dobbiamo essere degli strumenti umili e utili per portare avanti gli interessi dei toscani. Ci ho detto 2 anni difficili, chiaramente il tema della sanità che in un Consiglio regionale è sempre centrale, lo è stato ancora di più nel periodo della pandemia, però il Covid è una buona scusa ma non è una soluzione per i tanti problemi che ci sono in sanità. Noi pensiamo che la sanità abbia bisogno di riforme strutturali profonde e che non sia sufficiente dire servono più soldi, serve un'impostazione differente potenziando i servizi sul territorio, potenziando i servizi domiciliari, anche quelli diagnostici, in maniera tale da decongestionare pronto soccorso e ospedali facendo lavorare meglio. Serve più trasparenza, più merito nelle scelte che vengono fatte in sanità. Il duplicarsi, il triplicarsi, il quadruplicarsi a volte dei primariati serve a dare risposte ai primari e non ai pazienti facendo spendere più soldi. Quindi noi pensiamo che la sanità debba essere ripensata, pensiamo che ci voglia un'impostazione differente e che l'attuale assessore non sia la persona più adatta per poter governare un ambito così delicato. Aula, sì agli indirizzi della Giunta ad IRPET. Via libera del Consiglio regionale alle linee di indirizzo per l'elaborazione del programma di attività di IRPET, l'Istituto regionale programmazione economica della Toscana, definite dalla Giunta regionale.
28 i voti a favore, 10 gli astenuti, un piano di attività triennale 2023-2025 articolato in più ambiti. Come ogni anno la Giunta regionale ha recepito una serie di indirizzi da trasmettere ad IRPET per l'attività di ricerca del prossimo anno anche in una proiezione pluriennale. Il Consiglio regionale ha condiviso sostanzialmente le linee di indirizzo che la Regione ha trasferito ad IRPET, in quanto l'attività di ricerca che questo ente svolge si dimostra da sempre particolarmente preziosa per l'azione di governo regionale, ma a maggior ragione si dimostra tale in questo contesto storico, un contesto caratterizzato da profonda incertezza, nel quale da una parte occorre fronteggiare la crisi energetica, i rincari dei costi che sicuramente incidono sul prodotto interno lordo anche della nostra regione, dall'altra la necessità di far fronte alle tensioni internazionali e al minor approvvigionamento di risorse che si registra in questo periodo. Il tutto in un momento storico particolare come questo, nel quale la Toscana, come le altre regioni italiane, è chiamata a vivere la sfida del PNRR e quindi l'utilizzo delle risorse in una logica di sviluppo compatibile. In questo contesto l'attività di ricerca di IRPET diventa particolarmente importante anche sotto il profilo della consulenza che viene prestata da questo ente sia alla Giunta regionale che al Consiglio regionale, ed è per questo che il Consiglio regionale toscano ha deciso di approvare le nuove linee di indirizzo ad IRPET, nelle quali peraltro ci si appunta su un aspetto particolare, quello della innovazione e della digitalizzazione, soprattutto allo scopo di considerare quali aree del nostro territorio regionale vivano uno stato di digital divide e capire quali ripercussioni questo possa avere sullo sviluppo dell'economia e della società toscana. La Regione Toscana ha deciso attraverso la Giunta di dare incarico ad IRPET di cogliere una serie di sfide di fronte all'incertezza del quadro storico, economico e sociale. Tra queste c'è anche quella, oltre che di far fronte al fenomeno di invecchiamento della popolazione e anche della scarsa digitalizzazione di una parte della popolazione di alcuni territori della regione, anche di garantire delle linee di sviluppo economico che tengano conto della necessità che il progresso vada avanti in maniera ecocompatibile o ecosostenibile. Quindi l'attività di IRPET dovrà concentrarsi anche su questi aspetti, perché sarà sulla transizione ecologica che si misurerà una delle sfide del futuro del governo di questa regione. Il consigliere regionale Marco Casucci della Lega ha invitato l'Assemblea regionale a prevedere la destinazione dei prossimi fondi strutturali europei per far fronte alla crisi energetica e alla spirale inflazionistica. Casucci ha inoltre lamentato nelle linee di indirizzo il mancato riferimento al regionalismo differenziato, assieme alla carenza di un rapporto continuo e costante con l'Istituto. Non ci convincono del tutto, lo diciamo subito. Noi in commissione abbiamo ascoltato la relazione del direttore di IRPET, Nicola Sciclone. Abbiamo negli anni espresso, quando c'era da esprimerlo, il nostro favore rispetto all'attività di IRPET. Quest'anno alcune cose ci lasciano un po' perplessi, innanzitutto perché credo che quello che sta accadendo nel mondo e anche per l'economia italiana, con tutte le ripercussioni che ci sono dalla pandemia alla crisi energetica, porterebbe una serie di riflessioni. La prima sicuramente è se quella crescita economica inclusiva e sostenibile, che è sicuramente un obiettivo condivisibile ma molto ambizioso, sia oggi veramente da realizzare. Noi poi siamo rimasti basiti quando, vedendo un programma di attività con proiezione triennale, non si fa minimamente cenno a quello che dal nostro punto di vista è uno degli strumenti per far ripartire l'economia toscana, che è il regionalismo differenziato. Noi abbiamo chiesto al direttore, abbiamo sollecitato anche l'aula, perché ci è stato detto di una scarsa attualità del tema. In realtà, se andiamo a vedere l'attività del nuovo Parlamento e le parole soprattutto del nuovo Presidente della Camera Lorenzo Fontana, è sicuramente di stretta attualità. Quindi esprimiamo tutta una serie di perplessità sul programma di attività che dal nostro punto di vista deve essere aggiornato di più per rispondere meglio alle necessità e alle problematiche del momento. Un momento che sta mettendo sotto pressione tanti toscani e dobbiamo, ecco, proprio per questo interagire sempre di più anche con lo stesso istituto.
l'Istituto di Ricerca di Programmazione Economia e Territorio. Noi chiediamo da tempo un confronto continuo in prima commissione, ancora non sta accadendo e non vorremmo non aver avuto gli strumenti, le conoscenze adeguate per poter dire un giorno non abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per il nostro paese, per la nostra Toscana. Il consigliere regionale Francesco Torselli di Fratelli d'Italia ha chiesto di inserire uno studio analitico e dettagliato in merito alle correlazioni fra digital divide, livello e qualità dei servizi di telecomunicazioni, distribuzione delle imprese e scelta della residenzialità, con specifica attenzione all'analisi degli effetti nelle zone interne montane. Emendamento questo sottoscritto anche da Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi e Gabriele Veneri del gruppo Fratelli d'Italia e recepito dal presidente della commissione Giacomo Bugliani. Abbiamo dato a IRPET l'indirizzo di affrontare uno studio sul digital divide in Toscana, cioè su come la diffusione di internet, della rete in Toscana possa creare differenze tra una zona rispetto all'altra. Noi abbiamo chiesto di inserire due valutazioni che secondo noi sono fondamentali, ovvero di capire se questo divario digitale che esiste ad oggi tra alcune zone piuttosto che altre influisce anche sulla diffusione, sulla nascita di nuove imprese, cioè soprattutto le imprese individuali, le ditte più piccole, cioè se uno deve aprire ditta oggi valuta o meno di aprirla in una zona dove la copertura internet è più forte rispetto a un'altra, se sì o no, e soprattutto anche sulla scelta della residenza. Quindi il tema della residenzialità, tanto cara ai nostri sindaci, cioè cercare di capire una persona dove va a vivere, se oggi nella scelta della zona dove vivere, dove acquistare una casa, dove radicare la propria famiglia, prende in considerazione anche la copertura digitale, la presenza o meno di internet, e anche questo secondo noi è un tema importante. Quindi siamo curiosi poi di vedere cosa ne nascerà da questo studio, perché oggi purtroppo la Toscana ha troppe zone dove si paga ancora un gap digitale rispetto ad altre.